Come procede? Bene, bene. Bene. Cioè, già tutto pronto? Già tutto pronto? Facciamo finta che sia pronto. Manca ancora un po', però siamo a buon punto. Siamo a buon punto. Ma tipo l'impianto suonante? Gli impianti saranno due, uno con Gold Note, con le nuove casse, le nuove diffusori da pavimento lì a 6.2 Evo, e poi avremo l'impianto con i Leak e con le Linton, che sono un po' il ritorno al vintage, no? Tra l'altro con Linton diciamo che abbiamo cominciato un anno e mezzo fa più o meno a venderle e i risultati sono estremamente positivi. Okay. E domani come siete strutturati per le demo? Beh, cercheremo di osservare gli orari perché ovviamente ancora poi non sappiamo esattamente quale sarà l'afflusso delle persone. Comunque, immagina il peggio come è successo a Milano. Io vorrà dire contingentare e fare delle entrate, delle uscite ad orario, per forza di cose. Contingenteremo tutto e vedremo di fare delle dimostrazioni sufficientemente esaustive ma non troppo per evitare che poi la gente si stufi, se ne vada fuori, oppure quella che non entra che si stufa di aspettare, insomma. Quindi, ma che ti manca adesso ovviamente per andare? Fondamentalmente niente, fondamentalmente è solo da mettere a punto il tutto, dobbiamo fare funzionare le cuffie, gli amplificatori per le cuffie e poi dovremo essere a posto. Quindi avremo Linton, poi alternativamente faremo suonare per quanto possibile anche le Triangle BR08, che sono altro prodotto che ha avuto un notevole successo di vendita e continua ad averlo. Questa è una mia vecchia passione, conosco molto bene. Diciamo che Triangle ha conquistato una posizione veramente importante nella fascia, non dico entry level perché non è vero, comunque nella fascia media dei diffusori, perché offrono un rapporto qualità-prezzo incredibile, come anche Wolfide con la serie Evo, siamo a quei livelli lì, insomma. Beh, questo è stato un bel giocattolo, quello di creare il vintage con gli amplificatori Leak. Credo che poi la famiglia si allargherà. Adesso stiamo lavorando solo con amplificatore e lettore di CD, ma ci saranno anche novità in futuro. Di là abbiamo le nuove A6 Evo, MK2 si chiamano, hanno componentistica completamente nuova. Tra l'altro questa è una vera cassa made in Italy, perché la componentistica, al di là dell'ibanisteria, anche i driver sono tutti italiani. È un vero diffusore italiano. Poi metteremo in funzione un impianto che a prima vista è piccolo, ma di piccolo ha solo le dimensioni, perché lavoriamo con due finali di potenza che sono collegati a ponte, quindi abbiamo a disposizione potenze oltre i 300 watt, e poi useremo lo streamer, il DS10, che lavorerà anche da preamplificatore, il preamplificatore fono PH10 e poi il giradischi, il pianoso. Quindi è un impianto, diciamo, tradizionale per un verso e aggiornato, moderno, come lo possiamo chiamare adesso? Certo. E poi ci sono le cuffie. E poi ci sono le cuffie. Le cuffie sono state una bella sorpresa perché onestamente non è che io le conoscessi molto, perché le abbiamo così, abbiamo incontrato loro per un puro caso e sono rimasto veramente colpito da come suonavano e soprattutto dal fatto che al di fuori dell'Italia erano conoscitissime e noi invece non ne sapevamo quasi nulla. E è stato un colpo di fulmine e devo dire che sono veramente veramente contento. E lavorano veramente benissimo queste cuffie. Ci sono due tipi di cuffie, una è quella tradizionale, quindi con il driver tradizionale, e l'altra invece sono quelle isodinamiche. Ci sono tre modelli adesso di isodinamiche, è arrivato l'ultimo modello che si chiama Lyric, è la prima isodinamica chiusa. Quindi mette d'accordo marito e moglie, perché è vero che si usano le cuffie per non dar fastidio alle mogli, ma se poi si usano cuffie aperte, il risultato è peggio di quello che potrebbe uno immaginarsi. E quindi cosa sarà possibile ascoltare? Quali modelli? Le ascolteremo tutte perché saranno comunque alternativamente utilizzate, quindi non tutti quanti potranno ascoltarle. Diciamo che però l'obiettivo è quello di far sentire la Lyric perché è nuova e poi il best seller che si chiama Classics 99 perché sono, diciamo, un po' ciò che Mese intende per le cuffie, non è soltanto mettere in testa qualcosa perché deve suonare. Intanto per spiegarci, nessuna Mese non è attiva, non c'è nessunissima di queste cuffie che viene costruita, lavora ancora con i fili, perché il filo per loro è
è il miglior modo di utilizzare una cuffia, insomma. La Classic, la 99 Classics è 309 euro, la Lyric 2000, poi c'è la Empyrean 3000 e poi l'ultima, la più grossa, che è la Elite a 4000. Queste sono, sì, sono le tre cuffie isodinamiche della famiglia. E credo che siano nella linea delle altre cuffie di quel livello, insomma. Sono molto belle, prezzo giusto, sì. Accessibilissimo. Invece come amplificazione per cuffia? Useremo il DS10, lo streamer di Gold Note, e poi useremo il DAC, DAC Plus della, di Audiolab. Questi sono i due amplificatori che lavoreranno. Okay. E come, cosa avrete, uno come streamer? Avremo lo DS10 che lavorerà come uno streamer, mentre il DAC Plus lavorerà con il lettore CD. Okay, ma siete collegati a internet oppure c'è no, NAS? Ho messo la rete interna perché qui collegarsi a internet e pregare è la stessa cosa, perché purtroppo qua non c'è verso, ci sono più reti qui che nel mare a pescare i pesci, quindi abbiamo dovuto per forza creare noi la nostra rete interna e utilizzare dal NAS la musica. Non sarebbe possibile, sarebbe veramente drammatico. Un'altra cosa che volevo farti vedere era questa. Noi distribuiamo anche Mission. Mission ha creato un sistema attivo dotato di due casse attive ognuna, quindi non c'è la master e la slave, ma sono tutte e due attive, che si collegano a quell'hub, che permette di collegarsi a sorgenti che possono essere anche Bluetooth, la TV, CD, quello che si vuole utilizzare, e tutto senza fili. Quindi il collegamento che avviene tra l'hub e le casse è senza fili, e le casse anche loro lavorano praticamente, qui ci sono solo da attaccare la spina alla corrente e finito il giochino. Questo è il lavoro. Prezzo 1899. Vabbè, come detto, vi lascio lavorare, okay. Ci vediamo tra poco, così vi faccio un ascoltino. Grazie. A dopo. Ciao.